Seconda giornata dedicata al nuovo progetto organizzato dall'Associazione Sant'Erasmo Nautilus, presieduta dal Cavaliere Santigatto, Fotografar Me Dolce in questo mare. Un progetto dedicato ai ragazzi portatori della sindrome di Down, con attività volte all'apprendimento della cultura marinaresca e delle basi della tecnica fotografica, grazie a un maestro d'eccezione, l'esperto e famoso fotografo palermitano Pucci Scafidi. Quando Santigatto, presidente di questa bellissima associazione, mi ha proposto di fare un corso di fotografia, e io, credetemi, per fortuna non ho mai il tempo per poter fare attività di questo tipo, ma quando mi ha spiegato che lui ci metteva tempo, faccia, per fare un qualcosa di bello e quindi far fare un corso di fotografia a dei ragazzini disabili, e renderli felici con un semplice click, allora ho subito spostato l'idea e ho dato la mia massima disponibilità, e questo è il secondo giorno che facciamo questo corso, e oggi andremo per le coste di Palermo, e loro che già da ieri hanno fatto un po' di pratica anche sono diventati amici di questa camera oscura che imprigiona emozioni, che è la macchina fotografica, e allora sono veramente ben lieto di partecipare a questa grandissima manifestazione. Ci puoi raccontare quali sono state le reazioni dei ragazzi? Allora, intanto sono stupendi. Io mi sono veramente emozionato nel vedere gioire con delle cose semplici che per noi sono delle cose normali, perché noi viviamo determinati automatismi che possono essere, appunto, ecco, fare una fotografia col telefonino per noi è una cosa normale, per un bimbo, un ragazzino del genere invece no. Quindi far vedere che dietro un click poi quell'emozione che lui ha vissuto in quella frazione di secondo diventa anche un click, quindi un fotogramma, vedere queste facce simpaticissime, per me è stata, ripeto, una grandissima emozione, veramente bello. Le due giornate dedicate alla nuova iniziativa dell'Associazione Sant'Erasmo Nautilus, che anche questa volta si prefigge come primo obiettivo l'inclusione e la condivisione, mirando anche alla sensibilizzazione per la cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino, sono in collaborazione con la Guardia Marina Nazionale. Il progetto è stato realizzato nella sua interezza grazie alla donazione e sostegno della società Operazioni Servizi Portuali, rappresentata dal presidente Giuseppe Todaro. Oggi siamo qua perché noi riteniamo che come società, ma come portualità in generale, è giusto assolutamente sostenere tutte quelle meritorie attività sociali che includono anche l'aiuto di persone che possono vivere queste giornate solo grazie allo sforzo di tutte queste brave persone volontarie, e quindi noi siamo ben lieti di aiutarle. In tutte queste occasioni lo facciamo perché ritengo che il porto, in generale la portualità, tutto quello che stiamo facendo sia come noi società private, ma specialmente l'autorità portuale col presidente Monti, sia proprio far conoscere il porto alla città, e quindi riunire questo percorso che in passato probabilmente si era perduto, che è quello di fare vivere il porto alla città, a tutta la città, sia alle persone normodotate, ma anche a chiunque potrebbe avere qualunque problematica che diversamente non può entrare al porto, e quindi ben vengano queste, ripeto, queste iniziative meritorie che cui noi con grande piacere sosteniamo. L'idea è nata alcuni mesi fa dal presidente, che me l'ha proposta, io sono stato ben lieto di partecipare, perché ritengo che chi in questa città mette la faccia, mette lo sforzo e fa la fatica va sorretto da tutti noi, non solo da me, io in piccola parte l'ho fatto, ma tutti noi dovremmo sempre farlo, perché è una città che deve guardare a tutti i suoi cittadini.